Che questo venerdì sarebbe stata una giornata calda a Barcellona si era capito già da ieri, quando i catalani hanno iniziato a riunirsi per organizzare le contestazioni al sovrano spagnolo Felipe VI. Giovedì qualche centinaio di persone si sono riunite in piazza San Jaume a Barcellona e hanno bruciato le foto del sovrano. Questo venerdì, durante la sua visita nella città catalana, hanno sfilato numerosi, gridando «Barcellona no tiene rei». Prevedibile nell'epicentro dell'indipendentismo catalano, dove tuttavia il sovrano ha deciso di recarsi partecipando al conferimento dei premi nell'ambito della Barcelona New Economy Week, cerimonia disertata sia dalle autorità regionali che dalla sindaca di Barcellona, Ada Colau. Il capo di Stato ha avuto parole di encomio per la città, città internazionale, ha detto, e poi ha invitato tutti a stare uniti per stabilizzare la crisi economica. Il mondo cambia molto rapidamente e per emergere più forti da questa crisi dobbiamo impegnarci nella new economy, ha aggiunto. Il primo ministro, Pedro Sánchez, ha partecipato alla cerimonia col re a Barcellona, mentre il suo governo indiceva la massima allerta coronavirus per la città di Madrid.